Continua a viaggiare con noi, iscriviti al nostro canale, i nostri nuovi video ti aspettano, perché ogni viaggio è un'esplorazione, un divertimento, una magia e un sogno. Rota de São Vicente. Siamo Segres, paese, e questa tappa al faro di São Vicente terminato, abbiamo terminato praticamente il nostro percorso sulla costa atlantica della penisola iberica, la costa ovest. Adesso il nostro percorso torna a riaddrizzarsi percorrendo, andando verso est, quindi Algarve e proseguiamo verso est. Sagres, oltre ad essere il punto più a sud del Portogallo, c'è anche un castelletto qua, sdraiato sulla scogliera, e poi una mega fortezza che vedete laggiù, sulla scogliera, lontana, che dopo probabilmente andremo a visitare almeno la fuori. Barra al basso, alla penisola. Qui c'era Cabo São Vicente, dove eravamo prima. Siamo all'interno della fortezza. Thank you.
blocca l'accesso alla penisola, che poi culmina nel faro. Tra poco ci arriviamo. Abbandoniamo questa fortezza che a quanto pare, vista la sua conformazione, nel senso che le difese sono verso l'esterno, sicuramente serviva da rifugio in caso di attacco. Da dietro, infatti, praticamente le scogliere sono insormontabili, inscalabili a meno che, ma o comunque con difficoltà, quindi la popolazione si rifugiava dentro, si chiudevano le porte e ci si preparava. Mare che poteva dare anche da mangiare. Adesso si riparte, si risale in macchina verso la nostra destinazione serale, dove trascorreremo le prossime 4 notti in Algarve, dove Lady spera di poter fare un altro po' di mare, visto che quest'anno c'è una abbronzaturina, vai a nagare. E se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al nostro canale e cliccate sulla campanella, così quando pubblicheremo le nostre novità riceverete la notifica.